iniziato questo progetto con la scuola, abbiamo iniziato facendo analisi di mercato, facendo un'analisi della fattibilità vera e propria del progetto. Abbiamo contattato diverse aziende e abbiamo ricreato questa carta, questa protezione che può sostituire la carta stagnola oppure la plastica per ricoprire gli alimenti. E visto che a scuola abbiamo le api, appunto, siamo riusciti a ricrearla con la cera d'api di scarto dei nostri alveari. Come base abbiamo utilizzato la stoffa di scarto creata e prodotta dalle aziende del nostro territorio. Il progetto che abbiamo fatto è stato praticamente di riutilizzare gli scarti delle foglie dell'olivo che precedentemente venivano inquinati, una emissione altissima di CO2 nell'atmosfera, e abbiamo cercato di prendere tutto quello che era importante di questi scarti e trarne beneficio. Siamo stati alla scoperta che sono i fenoli e quindi abbiamo strutturato questo progetto base di prodotti per la cosmesi, quindi abbiamo fatto saponi, appunto queste bottiglie, poi abbiamo fatto dei caciocavalli con appunto queste rivestite da queste bottiglie nella conservazione in terracotta, e abbiamo cercato di prendere tutte un po' quelle le materie prime che trovavamo nel nostro territorio. Il nostro territorio è un territorio dove viene ricavata l'argilla, ma soprattutto è un territorio in cui sono presenti molte grotte naturali che sono appunto proprio il clima perfetto per la stagionatura e per l'affinamento di questi prodotti. Il nostro progetto Sinergia è stato un percorso di studio, osservazione e messa in pratica dell'agricoltura sinergica. Siamo partiti con delle osservazioni da esperti che hanno esperienza del settore e ci hanno dato consigli e direttive su come metterla in atto nella nostra scuola, e così abbiamo fatto, ed è tuttora presente 4 parcelle di agricoltura sinergica e sono tuttora attive con una finalizzazione a produzione propria. Questo progetto mira alla digitalizzazione e innovazione dell'ambito scolastico dell'agricoltura. Infatti noi l'agricoltura che vogliamo attuare è un'agricoltura 4.0 che si avvale delle discipline della bioeconomia, circolare, riciclo, riutilizzo e riparazione dei beni, sostenibilità e utilizzo delle nuove tecnologie. Queste nuove tecnologie possono aiutare gli agricoltori nelle loro decisioni, possono essere droni, sensori che captano parametri utili alla gestione e alla lavorazione delle culture. Questi dati vengono immagazzinati in archivi chiamati cloud, che grazie ai sistemi di supporto decisionali aiutano l'agricoltore appunto in queste decisioni. Si ottengono meno sprechi, meno impatto ambientale, più redditività, a un confronto di un investimento abbastanza contenuto. Noi intendiamo istruire e formare gli studenti attraverso il PCTO, alternando scuola-lavoro e webinar di formazione, per ottenere anche a livello di istruzione superiore figure competenti e specializzate capaci di addentrarsi nel mondo di lavoro con appunto buone competenze. Nel nostro progetto di bioeconomia circolare abbiamo utilizzato del cippato, ottenuto da ramaglie fresche, scarti delle potature di riforma eseguite sul melograneto e sull'oliveto specializzato presso l'azienda agraria della nostra scuola. L'idea del progetto è scaturita dall'esigenza di riciclare gli scarti di queste potature sotto forma di cippato fresco, in quanto con gli ecoschemi della nuova PAC non è più consentito bruciare i residui della potatura in campo. Ci siamo ispirati al metodo francese BFR, il quale permette l'utilizzo del cippato fresco senza prima trasformarlo in compost maturo. Per velocizzare questo processo e non incorrere in carenze di azoto per la coltura ortiva coltivata, abbiamo aggiunto lo stallatico maturo al nostro cippato, utilizzandolo così come faccia matura sulle colture del nostro orto, l'orto dell'accoglienza, un percorso formativo sull'origine e la domesticazione di alcuni ortaggi come l'ocra e il cetrolino dell'anchilla.